Per fortuna stamattina sono in anticipo. Ha inizio un'altra giornata di lavoro noioso, come tutte le mattine del resto. Speriamo di non dimenticarci niente. E prendiamo la nostra piccola macchinina e andiamo a lavorare. Però oggi il capo mi ha chiamato. Mi ha detto che ha una promozione per me. Mi hanno detto che, visto che l'altro giorno sono stato abbastanza bravo a lavorare, merito di cambiare luogo di lavoro. Non ho capito bene cosa voleva dire il capo, però sembrava molto contento di me nei miei confronti. Quindi potrebbe essere una buona cosa, del resto, chi non vorrebbe una promozione? Soprattutto il primo giorno di lavoro, sono stato piuttosto fortunato. E magari se non guidassi così sarei anche più fortunato, dato che non andrei a sbattere come faccio tutti i giorni. Allora, ok, sono arrivato di nuovo a Boschetto Bisunto. La polizia come sempre, salve polizia. Sì, suoniamo, facciamo, ok. Va, di qui, passo di qua. Di qua. Ok, tornata al Durburger. Mi posteggio possibilmente qui. Stavolta mi posteggio bene. Ok. E andiamo a lavorare, direi, visto che mi hanno detto una buona notizia. Mi hanno detto che ho una buona notizia da dirmi. Quindi, questo è l'altoparlante. Il signore Burger Boo del McBurger è desiderato di venire da me in direzione, grazie. Chissà che cosa vorranno da me adesso. Ah, forse la promozione. Capo? McBurger, la informiamo che lei ha avuto una promozione di lavoro ed è stato trasferito al laboratorio della latrina. Laboratorio della latrina? Ma è completamente distante. È lontanissimo. Devo arrivare fino a qui a lavorare. Però sono contento perché dicono che in quel posto si la guadagna molto bene. Cavolo, sono contentissimo. Non vedo l'ora di andare a lavorare al mio primo giorno di lavoro. Oh, sono arrivato. Dovrebbe essere questo il laboratorio della latrina. Ma, boh, sembra che qua non lavori quasi nessuno. Ma c'è qualcuno? Posso entrare? Sì, entra. Sono qua. Chi è? Ciao, io sono il tuo capo. Ah, salve, buongiorno. Venga, parcheggi qua. Prego, arrivo. Qui? Qua c'è il parcheggio. Ok, arrivo, grazie. La posso lasciare qui dietro? Sì, va bene. Sì, grazie. Aspetta un attimo che la metto qua. Scusi. Sto per caso dichiarando la macchina? Boh. Ok, grazie. Ok. Salve. Ok. Oggi le insegnerò tutto quello che bisogna fare all'interno del laboratorio. Lei è la signorina? Scusi, signora? Sì. Sono la signora Prosciutto. Ah, grazie. Meno male che non contiene niente contro gli hamburger. Io sono Burgi McBurger. Ok. Venga. Nuovo impiegato. Arrivo. Sì, arrivo. Così almeno prendo i dati e vediamo se è tutto a posto. Perfetto. Bello. Questo è tutto il nostro laboratorio. E l'ufficio di qua. Arrivo. Grazie. Ok. Ma scusi, stiamo facendo il giro? Sì. E quindi il laboratorio dove sarebbe? No, non il laboratorio qua, venga. Non capisco. Ah, ok, grazie, la vedo, perfetto. Sì. Ah, ok, perfetto. Ok, mi dia un attimo i dati. Io sono Burgi McBurger. Ok, grazie, sì, tutti i dati. Ok, a posto. Grazie. Questi sono nuovi Vater. Vater aerospaziali? Comunque, questo qua è il tuo ufficio. Bello! E il laboratorio, quando la chiamerò, dovremo andare qua. Mi segua. Ok. Benvenuta al laboratorio. Wow! La pagheremo più o meno 500 euro alla settimana. Buono, grazie mille! Ok, lei praticamente deve stare qua a controllare che tutto vada bene. Ok, perfetto. Ogni water deve essere della sua forma. Se vuole può seguire anche il percorso per vedere un po'. E i camion.
Si rassicuri. Ok, camion trasportano i water, perfetto, grazie, ho capito. Ma per caso lei conosce la mia famiglia? Sì che la conosco. Davvero? Sì. Lei conosce veramente i MacBurger? Sì. Lei conosce i miei genitori? Sì. Ma quelli biologici? Sì. Lei conosce veramente Patrick MacBurger? Vuole che gli racconti la tua storia? Sì, genitori. Grazie. Allora, i tuoi genitori erano un pochino poveri e quindi non si permettevano di mantenerti. E allora ti hanno dato via. E poi sono diventati ricchi perché hanno lavorato in un magazzino chiamato Sponde. Ah no, aspetta, com'è che si chiama? Si chiamava Magazzino Muffito, se non mi sbaglio. Ma Magazzino Muffito è stata cambiata. Sì, lo so, infatti i tuoi genitori non ci sono più, ma adesso non so dove sono. Ma quindi, forse... Tu loro... ce l'hai ancora i genitori, sì? Ma quindi loro sono esistiti? Sì, i miei genitori conoscevano i tuoi. Davvero? Sì. La ringrazio, io devo trovare i miei genitori. Sa per caso come posso fare? Certo, devo svelarle un segreto. Mi dica. Sono una scienziata pazza. Arrivederci, vado a cambiare lavoro. No, si tranquillizzi. Arrivederci. Tranquillo. Vuole vedere i suoi genitori o no? Certo che voglio vedere i miei genitori. E allora la farò viaggiare indietro nel tempo. Veramente? Sì. Ma è capace di farlo davvero? Certo, basta che troviamo l'occorrente. E potrei farti andare indietro nel futuro, così almeno cercherai i tuoi genitori. Volevo dire nel passato? Sì, però devi stare attento, non devi incontrare te stesso, perché sennò il continuo spazio-tempo si potrebbe distruggere. Ok, grazie mille. Farò tutto quello che è necessario per poter trovare i miei genitori. Però mi dica quello tu che non serve. Andrai da solo, verrò anch'io, almeno a costruire la macchina e tu. Ma certo, lei è la scienziata, io non capisco niente. Ok. Dobbiamo cercare molte cose. Mi dica, cosa ci serve? Vuole una prova che io sia una scienziata? Mi dica. Non le serve la prova che io sia una scienziata, si legge in faccia. Sì, è vero, l'avevo notato. Questo? Quello è un marchingegno strano. Guardi. Wow! Serve per... È uno Sturavater? Sì. E siamo in tema. Che bello! Ci credo, lei è una scienziata. Mi può aiutare allora a trovare i miei genitori? Certo. Andiamo. Andiamo. Prima di tutto dobbiamo fare un viaggio molto lungo. Una strada molto lunga chiamata Pinnacoli. Quindi dobbiamo andare a Pinnacoli Pendenti? Sì. Ci penso io. Venga, ho la mia macchina. Andiamo subito. Ok, dovremmo essere arrivati a Pinnacoli. Sì, questo è Pinnacoli. Pinnacoli Pendenti. Ci sono andato ieri, lo so, a prendere la spesa. Ah, bene. Bella cittadina. Per caso mi puoi dire cosa dobbiamo fare? Allora, ti spiego. Mi dica. Da qua va bene anche. Ok, aspetti, parcheggio. Allora, lei vede quell'orologio? Sì. Esattamente questa sera un fulmine la colpirà. Lei dovrà andare più veloce che può. Oh, sono caduto, scusi, mi dica. Scusi, sono caduto. Dovrà andare più veloce che tu. Vede? Sì. Da questa parte dovrà fare più veloce che può agli 80 miglia. 88 poi... miglia orarie? Sì. 88? Stia tranquillo. 140? Ma serve una macchina velocissima. E infatti quella che ho è molto veloce. E lei la trasformerà in una macchina del tempo? Sì. Quanto ci vorrà? Mi dica. Pochissimo. Dobbiamo aspettare soltanto l'orario. Perfetto. Lei le metto il segno. Esattamente qua lei dovrà partire. Ok, sì, perfetto. E dovrò andare fino a qui correndo? Esattamente. Ok. Qua, le ho messo il segno. Perfetto. E mi può dire lei esattamente a che anno dovrò tornare indietro? Beh, quando sei nato, io non so quando sei nato. Forse un po' più.
Ok, glielo dico io. 1984. Aspetta. 21 ottobre del 1984. Ma quello è l'anno in cui invento quella macchina. Davvero? Quindi lei c'era già a quei tempi. Esatto. Ma perfetto. Adesso dobbiamo cercare la macchina. È qua. Eccola. Come prevedevo. Perfetta, è qua. Perfetta, perfetta. E mi dica, cosa posso fare per aiutarla? Beh, dobbiamo soltanto aspettare. Che ore, che ore? Beh, più o meno verso sera, verso le 7. Il fulmine colpirà l'orologio. Sono già le 8. Cosa? Sono già le 8. Ah no, scusi, alle 9. Ok, vabbè, abbiamo un'ora, ok. Si prepari. No, posso guidare io, la prego. Sì, la porto solo dalla parte. Ah, ok, grazie, grazie. Ok, mi tengo, potrei cadere. Ok, allora, questa è la partenza e lei farà in modo che il fulmine che arriverà colpisca la macchina del tempo tramite la torre, capito bene? Io le bene? Metterò una sveglia. Ok. Che servirà apposta per lei. Quando suonerà la sveglia, lei dovrà accelerare il più possibile. Arrivo, sì. Okay. Al massimo del massimo. Perfetto, ho capito. Ok, un po' più indietro. Perfetto. È esattamente sulla riga giusta. Ok, io devo mettere qui. Adesso sono quasi le 9. Dobbiamo soltanto aspettare. Se vuole tolgo anche l'Italian. Ok, no, va benissimo. Mi dica l'orario esatto. Guardi l'orologio e mi dica l'ora in cui devo partire. Ok, io vado. Tanto aspetti, se tolgo 21 ottobre. Ok, è 84, quindi metto 21 ottobre 1984, 8 del mattino. Tornerò indietro nel tempo fra più o meno mezz'ora, quindi mi dica esattamente quando dovrò partire. Adesso! Adesso? Sì. Ma non ho ancora suonato la sveglia. Ah, ecco, andiamo. Ha detto 88 miglia? Ok, arrivo. Oh, eccomi. Che è successo? Aiuto! Ah! Credo di esserci riuscito. Sono tornato indietro. Questo 1900. Dove sei, papà? Aiuto! Chi è? Papà! Ah, aiuto! Chi è quella? Chi sei tu? Io sono. Sono. Aiuto. Sono un panino, aspetta. Sono. Tu sei il figlio della Burgos. Sì, come fa a saperlo? Ma non mi conosci, io sono la figlia di Prosciutto. È lei, la dottoressa Doc. Salve, volevo dire. Ciao, volevo dirti, io sono bravo, non devi aver paura di me, sono. Io sono piccolino, come puoi vedere. Ah, ok, sai per caso dove abitano i miei genitori? Sì, te ne faccio vedere. Ok, grazie. Guarda. Arriva. Ma non abitavamo distante da questa città, o sbaglio? No, loro abitano esattamente qui. Che volete? Davvero? Vedere? Sì, in una di questi appartamenti, vieni, ti faccio vedere. Ma che, scusi, non ho capito, cosa vuoi dirmi? No, come scusi? Scusa, non ho capito, cosa vuoi dirmi? Volevo dire che loro abitavano in una casa vecchissima e poverissima. E adesso, e poi hanno vissuto in una villa molto ricca, perché hanno lavorato nel magazzino Muffito. Il vecchio magazzino? Quindi adesso come? Abitano... Cosa? No, niente, ha ragione. Cosa ha ragione? Cavolo, 4 magazzini ancora fuori, era già a posto. Quindi voi, l'unica villa che c'è grande nella città è quella, la villa degli eroi. Certo. I miei genitori abitano lì. Certo. Sì, loro, aspetta. Vieni. Grazie per tutte queste informazioni. Me ne ricorderò. Ma scusa, io sono tua amica. Hai sbattuto la testa? No, credo di stare bene. Perché guidi alla tua età? No, io so guidare. Ah, giusto. Comunque, se vuoi, andiamo dalla villa. Così. Ok, andiamo, grazie.